La cosa più importante per chiunque lavi vetri con l'acqua pura è imparare a riconoscere i vetri idrofobi dai vetri idrofili. Lo dice la parola stessa, idro è acqua, fobi è paura, filo è amicizia, quindi vetri che hanno paura dell'acqua, cioè che repellono l'acqua, invece vetri amici dell'acqua, cioè che accolgono l'acqua. Cosa vuol dire? Sono vetri che quando noi li laviamo vedremo che su i primi, cioè quelli idrofobi, l'acqua tenderà a spaccarsi in mille rigagnoli, come se su questo vetro ci fosse uno strato di grasso, di qualcosa che comunque l'acqua pura non arriva a contatto col vetro. Gli altri tipi di vetri idrofili invece sono vetri dove l'acqua scende giù molto molto bene, molto liscia, molto compatta. Questo tipo di vetro è un vetro molto molto facile da pulire. Li vediamo, qui abbiamo due casi. Quello in alto appunto è un vetro di tipo idrofilo. Vedete come l'acqua viene giù bella liscia? Questo è un vetro che non ci creerà nessun tipo di problema. Invece, invece vedete come in questo vetro l'acqua proprio si spacca sul vetro, in mille rigagnoli. Ok? Per pulire questo tipo di vetro qua, il consiglio è quello di usare una spazzola, non come questa che ha le setole molto dure e ha gli ugelli a matita, che quindi tenderebbero a perforare questa patina che c'è sul vetro, ma di usare una spazzola con le setole più rade, più morbide e con gli ugelli a ventaglio, tipo questa spazzola qua. L'ugello appunto non fa un getto diritto, ma fa un getto più nebulizzato. La setola non è dura, ma è più morbida ed è anche più rada. Questo cosa ci darà? Ci darà una pulizia, se vogliamo, meno profonda del vetro, ma più uniforme, perché con quest'altra spazzola noi andremmo a perforare questa patina che c'è sul vetro, magari al 70, al 60, al 50%, ma quello che rimarrebbe sul vetro, una volta asciugato, lascerebbe un effetto puntinato che darebbe fastidio e che creerebbe poi problemi. Quindi, quando vedete l'acqua aprirsi sopra il vetro, fondamentale usare questo tipo di spazzola con gli ugelli a ventaglio. La montiamo. Un'altra cosa molto importante per avere un buon risultato nella pulizia dei vetri è quello di lavare bene il telaio, soprattutto quello orizzontale dove si va a posare lo sporco e poi colerebbe sopra i vetri.